Salve a tutti, sono Luca di Life, il faro dei curiosi, e vi do il benvenuto a Naturalmente Complessi. Sì, una nuova rubrica voluta e ideata assieme a Gabriele di Etoshock. Ecco, con Gabriele abbiamo pensato di porre la domanda: qual è il rapporto uomo-natura? Ci sono degli impatti che l'uomo va a creare su essa? Ecco, in questo primo viaggio di oggi vorremmo farvi notare appunto dei pro e contro da parte delle energie rinnovabili. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle energie rinnovabili? Sono utili? Sono funzionali e importanti? Ecco, andiamo a scoprirlo insieme. Sigla! Guarda che non ce l'abbiamo la sigla. Ah, niente? Vabbè, allora facciamo senza, proprio low cost. Eccoci a Naturalmente Complessi. Sì, oggi andremo a parlare delle energie rinnovabili, in particolar modo dell'eolico. Sappiamo oramai che il nostro stile di vita e i servizi e le comodità a cui siamo ormai abituati dipendono totalmente dalle energie non rinnovabili, quali appunto i combustibili fossili, vedi ad esempio il petrolio, il carbone, ma anche i gas naturali. E tutte queste fonti, energie non rinnovabili, vanno a creare un certo impatto climatico ed ambientale. Ecco, quindi sarebbe idoneo migrare verso la green energy, quindi le energie rinnovabili, come appunto l'eolico, il solare. Anche perché, in particolar modo, i servizi a cui dipendiamo e a cui facciamo riferimento, ci creano queste comodità grazie ai combustibili fossili, e questi ci daranno sussistenza solamente fino alla fine di questo secolo, nelle più rosee aspettative. Dopo di ciò sarà necessario migrare alle energie rinnovabili. O forse dovremmo cambiare il nostro comodo stile di vita. Ah, ecco Gabriele che vuole sempre dire la sua. Anzi, ecco, a proposito, dato che anche tu fai questa divulgazione, andiamo a vedere insieme qualche studio che parli appunto delle energie rinnovabili. Andiamo un po' a vedere. L'ONU ha imposto ai Paesi membri 17 obiettivi di sviluppo sostenibile in quello che è l'Agenda 2030. Al punto 7 si legge infatti energia pulita e sostenibile, in modo da non gravare sulle sorti del pianeta. Fatto sta che l'energia non rinnovabile è, diciamo, la causa del 60% della produzione di gas serra a livello mondiale. Ormai serve un nuovo modello di sviluppo sostenibile che ci permetta di preservare il pianeta e che punti alla crescita economica. E quindi che ci tocca fare? Beh, ci possiamo sicuramente affidare alle risorse rinnovabili e in questo video in particolare ci concentreremo soprattutto sull'energia eolica, questo perché altrimenti saremo a parlare delle energie in generale fino allo sfinimento più totale. Ma qual è la situazione in Italia dell'energia eolica? Quali sono i pro e i contro? Ecco, sappiamo che i vantaggi di utilizzare, insomma, il vento per trarre energia, appunto, è sicuramente che il vento è una fonte energetica pulita, rinnovabile e inoltre questa energia eolica è facilmente reperibile perché sappiamo già quali sono le zone più ventose sia in Italia che altrove. Però ci sono delle difficoltà. Il vento è una fonte discontinua e soffia in maniera diversa nei vari periodi dell'anno, oltre che i punti strategici dove soffia spesso sono vicino alle coste, che sono un patrimonio turistico da preservare, che vuoi per impatto acustico o vuoi per impatto visivo, vengono deturpate dalla presenza delle pale eoliche. Stesso discorso vale per chi è sfavorevole alla costruzione di impianti eolici, come ad esempio le fabbriche del vento. Sono quelle persone cosiddette nimby, ovvero che sfruttano questo pensiero, il not in my backyard, ovvero favorevoli alla costruzione e alla presenza di impianti eolici di vario tipo, ma di certo non nel mio territorio. Va bene, sì, fallo, ma da un'altra parte. Secondo un sondaggio portato avanti dal Gallup, un ente di rilevazione statistica americano, la maggior parte della gente favorevole è disposta per giunta a pagare di più di tasse per la costruzione di impianti eolici, sempre appunto che riguardi impianti non in my backyard, quindi lontani dalla loro zona di competenza o da dove vivono, ecco. Secondo uno studio di Sovacool del 2009, condotto in America ed in Europa, è stato notato che, valutando il numero di gigawattora per quantitativo di uccelli morti, si è visto che lo 0,3% degli uccelli è morto a causa delle
turbine eoliche, mentre il 5.2% dalle centrali fossili e lo 0.4% dalle centrali nucleari. Ecco, questo stesso studio del 2006 ha anche stimato che in America le centrali fossili hanno causato la morte di oltre 14 milioni di uccelli, le centrali nucleari di circa 327 mila ed infine le turbine eoliche 7 mila. Insomma, per fare un paragone, per ogni pennoto ucciso dalle turbine eoliche, le altre centrali ne uccidevano oltre i 2000. Tra il 2005 e il 2008, un secondo studio spagnolo, stavolta portato avanti da Ferrer e altri, ha mostrato come nello stato di Gibilterra, ovvero una zona fortemente percorsa dai tragitti migratori, sono morti 337 uccelli e, nella fattispecie, molti erano rapaci, tra cui anche grifoni, quindi anche specie comunque a rischio di estinzione. Una terza ricerca pubblicata da Blanche nel 2013 sulla rivista Avian Conservation and Ecology riporta che in Canada il 95% delle morti di uccelli sono causate da gatti selvatici e domestici. Quindi, in conclusione, le turbine eoliche sì, sono pericolose, ma meno rispetto ad altri impianti, causando in media meno danni. Poi, certo, se guardiamo i dati con una visione del mondo non troppo ampia, le vedremo come nemiche giurate dei nostri amici pennuti. In realtà ci sono anche molte altre cose che sono da considerare, come appunto le centrali fossili, che danneggiano sempre di più il nostro pianeta. Quindi, parlando di soluzioni, un articolo recente, May et al. Del 2020, ha trovato una soluzione molto semplice ma efficace, il dipingere di nero le pale eoliche. Infatti, facendo così, l'impatto sulla biodiversità e sulla avifauna può essere diminuito del 70%, quindi si tratta di una soluzione veramente geniale. Ovviamente si tratta di un singolo studio, quindi la perfetta replicabilità con altre specie di uccelli non è sicura, e ulteriori ricerche serviranno appunto per dimostrarlo. Diverso è invece il discorso legato ai pipistrelli. Questi addirittura parrebbero essere attirati dalle correnti create dalle pale eoliche. È uno studio italiano portato avanti da Roscioni e altri nel 2013 ha dimostrato come più del 50% degli impianti eolici in costruzione o già costruiti si ritrovano proprio nelle zone proprio più battute dai pipistrelli durante i loro spostamenti. La soluzione più ragionevole sia nel caso dell'avifauna che dei pipistrelli è di costruire degli impianti che siano lontani sia dalle rotte migratorie di questi, ma anche dalle zone solitamente battute, insomma, da questi animali. Questo è possibile solamente previa consulto con esperti del settore, quali ornitologi, conoscitori di specie e biologi della conservazione. Insomma, tante figure che sono sempre più importanti in questo senso. Prima di concludere, per capire meglio quanto è utilizzata l'energia eolica in Italia e la sua rilevanza, ci tornano utili i dati dell'ARERA, l'ente nazionale, l'autorità nazionale per l'energia. Infatti si scopre che le fonti rinnovabili vanno a incidere sul totale della produzione energetica nel 2018 per circa 114 tonnellate watt ora, cioè il 39% del totale nazionale, e tra queste l'energia eolica va a prendere quasi il 14% del totale prodotto ovviamente nel 2018, a fronte di poco quell'1% che avevamo nel 2014. Tra le varie energie rinnovabili, l'eolica è quello che mostra un po' più incertezza per vari impedimenti burocratici e normativi che disincentivano le persone a investirci sopra. Secondo Wind Europe, al 2023 si arriverà al 277 gigawatt. Questo però è impedito, probabilmente sarà impedito da appunto queste beghe burocratiche, questi impedimenti che scoraggiano gli imprenditori. Mazza, sempre positivo, eh? Aspetta, non ho finito. C'è da dire che la Danimarca invece è il primo stato europeo ad essere riuscito ad autosostenersi solo grazie alle energie rinnovabili. Oh, finalmente sei positivo. Aspetta, dobbiamo comunque ricordare che tutti questi servizi che noi creiamo sono importanti, sì, senza dubbio, ma non andando a toccare la natura, tutti i servizi ecosistemici, ovvero ciò che la natura stessa ci offriva, ovvero legname, riciclo del carbonio, acqua, pesci, nutrimento in generale, sarebbe stato più che valido a sostenerci. Ma il problema è che in un momento in cui stiamo in sovraffollamento e in una situazione in cui abbiamo devastato l'ambiente in cui viviamo, tutto ciò non basta e ora dobbiamo pagare, diciamo, per gli errori che abbiamo commesso in passato. E quindi potevamo benissimo evitare di inquinare a monte.
Ecco, sto tornando più negativo, ora ti riconosco, ma probabilmente hai ragione. Ma quindi come va a finire? Sappiamo ormai da molto tempo e siamo anche consapevoli di quanto le risorse non rinnovabili siano dannose sulla salute del nostro pianeta. Ed inoltre non possiamo più permetterci di proseguire in questa direzione. Ecco, oggi abbiamo purtroppo scoperto alcuni dati negativi, presenti anche nelle risorse rinnovabili, e queste ci portano alla continua ricerca di un compromesso. La speranza perciò adesso risiede in questa ricerca, nel riuscire a ridurre tali aspetti negativi. Dobbiamo infatti sforzarci tutti, nel nostro piccolo o grande che sia, di contribuire a ribaltare questa tendenza. Lo stiamo già facendo con piccoli gesti quotidiani, ma non è abbastanza. Il nostro potere infatti risalta nel momento in cui votiamo un rappresentante che ci convince, oppure quando abbiamo un'audience, ecco, alla quale trasmettere un messaggio e il buon esempio su temi importanti come quelli ambientali ed ecologici. Ormai non abbiamo più il lusso di scegliere, abbiamo il dovere di percorrere la strada che ci porterà a ridurre l'impatto che negli ultimi anni abbiamo causato. Siamo ormai giunti alla fine di questa prima puntata e vi ringraziamo per la vostra compagnia. Ecco, tra non molto uscirà il secondo video di questa rubrica, quindi per qualsiasi informazione vi aspettiamo sui social. Un saluto e a presto!